Bella ragazzi, quest'oggi facciamo un video un po' a braccio per riassumere quello che è successo questo fine settimana. Partiamo da Sage Northcutt. Sage Northcutt si infortuna pesantemente al suo debutto subendo il primo cazzotto che lo distrugge e gli sfonda 8 ossa del viso costringendolo ad un'operazione durata circa 9 ore. Un debutto quindi molto doloroso che gli porterà uno stop serio, ma il ragazzo fa sapere che vuole tornare più carico di prima, anche se, tra virgolette, io la vedo parecchio dura, visto che un colpo del genere con un'operazione del genere può portare a danni seri che possono anche stoppare la carriera. Poco dopo questo match c'è stato anche il match di Giorgio Petrosian, che è stata una fottuta rapina. Perché Giorgio, a mio avviso, aveva dominato almeno 2 dei 3 round in questione, con il suo avversario che puntava solo ed esclusivamente al clinch per limitare le incursioni di Petrosian. Ma i giudici, nonostante questo, hanno assegnato la vittoria per split decision al suo collega thailandese. E dopo il match si sono scatenate tantissime polemiche da parte dei fan di tutto il mondo in favore della vittoria di Giorgio. Talmente tante polemiche che anche il presidente di One Championship ha lasciato una dichiarazione in merito dicendo che anche lui era d'accordo per la vittoria di Giorgio, ma che rispettava le opinioni dei giudici internazionali che erano stati designati ufficialmente. Sta di fatto comunque che adesso Giorgio è fuori dal torneo e a questo punto spero che lo vinca il suo avversario, almeno se dobbiamo vedere una rivincita la rivediamo direttamente per la cintura. E adesso parliamo di Wilder contro Brazil. Un incontro che è stato caratterizzato da una faida che era già partita qualche anno fa in un hotel con una rissa. E si era spinta con le pesanti dichiarazioni di Wilder che tutto il mondo della box ha condannato. Hey, Dominique Brazil asked for this. I didn't go seek him, he seek me. So if it comes, it comes. This is a brutal sport. This is not a gentleman sport. I keep saying this is not a gentleman sport. We don't ask to hit each other in the face, but we does in a way. And you can ask any doctor around the world, he'll tell you the head is not meant to be hit. Anybody can go. And on this particular time, we have bad blood against each other. This is the only sport where you can kill a man and get paid for it at the same time. It's legal. So why not use my right to do so? Ma come sempre è il ring ad avere l'ultima parola, e i due devo dire che hanno dato vita ad un match breve ma intenso, con Wilder che è partito subito aggressivo, Brazil che è riuscito a piazzare un pugno di rimessa, ma poi Wilder con un diretto destro mette fine ai giochi ad appena 2 minuti e mezzo dall'inizio del match. E con questo fanno 40 KO in carriera per Wilder su 41 vittorie e 42 incontri disputati. Numeri davvero impressionanti che dimostrano una potenza di fuoco pari a nessuno. Da sottolineare anche come Wilder a fine match abbia speso belle parole verso il suo avversario, cancellando quindi quelle brutte dette prima. E inoltre ha anche annunciato che quello che vogliono i fan tra breve succederà. Pertanto non possiamo far altro che aspettare la smarcatura di Joshua e di Fury per vedere finalmente questa triade che porterà all'unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi. Detto questo raga, il video è finito. Fatemi sapere nei commenti chi vorreste vedere come prossimo avversario di Wilder e noi ci rivediamo tra breve. Questo è Italian Fight Magazine, l'unico canale di MMA che parla italiano.